Buonasera a tutte e a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo incontro, nonché ultimo, del ciclo di lezioni di letteratura organizzate dalla Mondadori Education. Il ciclo, per chi ci ha seguito, ci ha accompagnato praticamente durante tutto l'anno scolastico e si conclude oggi un po' in bellezza, speriamo. E prima di entrare nel vivo dell'incontro, vi do solo un paio di informazioni tecniche, soprattutto per chi partecipasse ai nostri incontri per la prima volta. Sono sempre le stesse, quindi chi ne ha seguiti di più magari si è anche un po' annoiato di questa parte, ma è indispensabile purtroppo. E allora, partecipando all'incontro, avete diritto a ricevere un attestato di partecipazione. L'attestato sarà disponibile e scaricabile nei prossimi giorni sul sito della casa editrice. C'è una sezione apposta che si chiama proprio Attestati e insomma, nei prossimi giorni lo troverete lì. Nel caso in cui non potete seguire la lezione in diretta, ma volete comunque l'attestato, basterà collegarsi al link che avete ricevuto sull'indirizzo mail entro la mezzanotte. Voi vi collegate al link, anche se non la seguite in diretta, verrà comunque prodotto l'attestato a vostro nome e poi la lezione potrete riascoltarla quando volete. Nel corso della lezione vedrete che i relatori di oggi, proietteranno delle slide. Entro pochi giorni anche le slide saranno disponibili e scaricabili dal sito, così insomma se volete usarle per, boh, insomma, come promemoria o anche per usarle a lezione, appunto, le troverete sul nostro sito e potrete scaricarle e farne quello che volete. Anche il video della lezione sarà caricato su YouTube nei prossimi giorni sul canale della casa editrice, per cui anche quello potete rivederlo, usarlo in classe, insomma, farne quello che volete. Tra l'altro, se vi interessano insomma, le novità, le cose che facciamo con la casa editrice, basta iscriversi al canale e riceverete le notifiche delle novità. Finiamo qui, le notizie, le informazioni tecniche. Vi invito solo, come sempre, a fare, se avete delle domande, a farle, perché è comunque una delle cose a cui noi teniamo di più, questo contatto che si può creare tra docenti universitari e insegnanti. È sicuramente una delle, occasioni più ricche, diciamo, che la casa editrice mette a disposizione e a cui teniamo molto. Le domande basta farle sulla chat YouTube, io poi alla fine dell'incontro le riporterò ai nostri relatori, che adesso finalmente vado a presentare. Oggi ci allieteranno Roberto Balsani, Daniela Broggi e Gino Tellini, che ci parleranno di Manzoni sia da una prospettiva, diciamo, storica che letteraria. E infatti ve li presento rapidamente e poi lascio a loro la parola. Roberto Balsani è il nostro esperto di storia oggi, infatti insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, si occupa in particolare di storia del Risorgimento e del patrimonio culturale e per i tipi di Rizzoli Education La Nuova Italia ha pubblicato nel 2022 questo corso manuale di storia che si intitola Come siamo? La storia ci racconta. Daniela Broggi invece insegna letteratura moderna e contemporanea all'Università per Stranieri di Siena. Si occupa di forme narrative nella letteratura e nel cinema, di arti visive e di visual studies, della sua ampia e spesso molto interessante produzione critica. Segnalo le cose che, diciamo, sono un po' più legate a questo incontro, cioè il commento ai Promessi Sposi scritto insieme a Romano Luperini e poi i saggi, due saggi, il genere proscritto, Manzoni e la scelta del romanzo e poi un romanzo per gli occhi, Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo. In dulcis in fundo, Gino Tellini, che è una nostra vecchia e sempre cara conoscenza, per chi l'ha seguito, ha tenuto anche un'altra lezione nel corso di quest'anno. È professore emerito, di letteratura italiana all'Università di Firenze, dove, vabbè, ha fondato anche il dottorato internazionale di ricerca in italianistica, il Centro Studi Aldo Palazzeschi, insomma, penso a tutti noto. Segnalo solo così, l'ultimo libro da poco uscito per la Lemonnier, che si intitola Scritture della migrazione, una prospettiva globale della letteratura italiana. Quindi ecco, io siete in ottima compagnia, io vi lascio al professor Balsani che terrà il primo intervento e poi ci vediamo alla fine dell'incontro per le domande. Buona
Buon ascolto. L'argomento di oggi è relativo alla presenza di Manzoni, naturalmente, nella storia della cultura italiana e della società italiana dell'Ottocento in particolare. E il mio compito è quello di fornire una introduzione di inquadramento più che dettagliare la funzione e l'opera del Manzoni, naturalmente, che sarà invece il compito di chi mi seguirà. E per fare questo cercherò di utilizzare alcune chiavi di lettura che sono quelle utilizzate dalla storiografia più recente in qualche modo e anche di riflettere su questo tema oggi particolarmente importante per la nuova storia del Risorgimento, che è quello della costruzione di un pubblico nazionale, cioè dell'elaborazione di una, diciamo, nazione culturale che poi evolve nel corso della prima metà dell'Ottocento in nazione politica. Ora, il tema della nazione culturale è un tema proposto dalla storiografia da molto tempo, non è particolarmente nuovo, e tende in qualche modo a identificare una particolare condizione degli stati europei dopo il congresso di Vienna. Gli stati europei vengono in qualche modo divisi in tre parti. Questo è un modo un po' semplice per leggere la cartina del congresso di Vienna, quelli che potremmo chiamare gli stati nazionali di tradizione, nati nel crogiolo del Rinascimento e dell'età moderna, che si trovano a Occidente, dall'Inghilterra, la Francia, la Spagna. Poi i tre grandi imperi multinazionali, multietnici, multireligiosi a est, cioè l'impero zarista, l'impero asburgico e l'impero ottomano, e nel mezzo ci sono due nazioni culturali divise in molti stati, la Germania in 38 stati e l'Italia poco più di una decina. Perché nazioni culturali? Perché in questi territori, più che in quelli a est, si tratta naturalmente di nazioni che non sono ancora diventati stati, il tema culturale diventa un tema decisivo per costruire la relazione che poi porta alla costituzione dello Stato. Ora, anche su questo tema, ecco, per prima di tutto vi faccio vedere, ecco, questa è una classica cartina diciamo, non propriamente dell'epoca, qualche decennio dopo, vedete la parte a sinistra è quella delle nazioni, degli stati-nazione tradizionali, poi quella parte centrale molto più colorata è le due nazioni culturali e poi i grandi imperi che sono a est, sia quello russo che quello asburgico che quello ottomano. Ecco, naturalmente il punto che riguarda la dimensione di questo spazio culturale è oggetto da sempre di dibattito fra gli storici. Prendendo in considerazione le tesi dell'ultimo mezzo secolo, lasciando andare quelle precedenti, diciamo che ci sono due famiglie che si sono confrontate, più una terza che vedremo. La prima famiglia è quella degli storici che potremmo chiamare costruttivisti come Gellner, Hobsbawm e Anderson, che hanno l'idea che lo Stato-nazione produca una propria cultura, cioè che la cultura sia il frutto del processo di costruzione nazionale, quindi non lo anticipi, ma in qualche modo lo affianchi e lo segua, e che quindi sia sostanzialmente una dimensione del potere, della politica dell'elite che costruisce lo Stato-nazione. Poi c'è all'opposto una teoria anch'essa meno diffusa, ma molto interessante, che è quella di Anthony Smith delle origini etniche delle nazioni, che considerava invece le nazioni il prodotto di una di relazioni tradizionali dentro le comunità, le quali elaboravano, poi andavano elaborando, costituendo una sorta di mitografia genealogica che poteva avere varie declinazioni, declinazione in senso etnico propriamente detto, mitico naturalmente, il più delle volte, ma anche di permanenza di comunità nel corso dei secoli che avevano dato origine a vere e proprie, diciamo, di comunità identitarie molto ben definite o anche tradizionali.
tradizioni, leggende e così via. E Smith riteneva che questo filone antropologico in qualche modo poi fosse stato rielaborato dal processo di costruzione dello Stato-Nazione. Queste due tendenze principali si aggiunte poi, oggi particolarmente frequentata nel caso italiano, la storia culturale, cioè l'idea che i processi storici che hanno a che fare con l'elaborazione di culture anche di tipo popolare, non soltanto di cultura alta, attraverso forme le più svariate che vanno dal melodramma all'iconografia, alla produzione di oggetti, oltre a quella naturalmente la produzione letteraria, debbono avere pari dignità rispetto a quella che era tradizione di storia politica propriamente detta. E naturalmente all'interno di questo quadro il tema dell'opinione pubblica, cioè di come si costruisce una sorta di comunità del consenso che veicola idee varie, che sono sia di natura politica sia di natura culturale, naturalmente è molto importante. Detto questo, naturalmente c'è una fase in cui questa azione culturale si configura, si confronta con la storia. Il tema della stirpe è naturalmente uno dei grandi temi a proposito delle origini etniche delle nazioni, uno dei grandi temi che devono essere, diciamo, affrontati: il fatto che i popoli esistano, che tipo di esistenza hanno un'esistenza storica, possono fondersi, oppure sono destinati a non fondersi mai, sono divisi fra dominatori e dominati. Questo era un po' uno dei grandi temi dei primi dell'Ottocento. Uno dei libri più famosi a questo proposito, di grande corso nei primi decenni dell'Ottocento, è la famosa storia delle repubbliche italiane del Medioevo di Sismondi e Sismondi, un intellettuale ginevrino di grande fama in quell'epoca, che sosteneva il fatto che queste comunità italiane, che poi si erano date una struttura politica peculiare, che era quella dei comuni, avevano finito poi in qualche modo per essere sopraffatte da una trasformazione di tipo politico che aveva a che fare con una presenza preponderante della Chiesa cattolica, che aveva inibito quella che potremmo chiamare un'evoluzione moderna verso il modello statale nazionale proprio delle comunità invece atlantiche. Ebbene, come sappiamo, Manzoni, con le osservazioni sulla morale cattolica, va proprio a confrontarsi e a dibattere le tesi di Sismondi, proprio per far comprendere invece come il tema umanitario che sta dietro la tradizione cattolica rappresenta invece una delle grandi peculiarità proprio dell'approccio culturale degli italiani, non soltanto al tema della nazione, ma al tema delle nazioni, cioè del modo attraverso i quali i popoli dovrebbero affratellarsi e costruire poi una comunità umana, diciamo in qualche modo in relazioni positive. Basta dire, vorrei aggiungere un'altra cosa per fare emergere quanto sia stato importante il tema culturale, il tema della stessa parola originaria di questo processo, che è il risorgimento italiano. Si parte dalla fine del Settecento, prima dell'Ottocento, dall'idea che il risorgimento sia soprattutto il risorgimento delle arti, cioè viene usato come sinonimo di rinascimento, ed è solo dopo gli anni della Rivoluzione francese, per l'impero napoleonico, che questo rinascimento, questo risorgimento delle arti, cambia significato e diventa invece una connota una specifica dimensione anche politica e non solo culturale. Questo passaggio è già evidente in Leopardi, ma c'è, noi sappiamo, oggi un testo particolare, cioè la traduzione di un libro di storia contemporanea di un autore francese che si chiama Pouqueville, che aveva dedicato un saggio molto famoso all'histoire de la régénération de la Grèce, cioè la storia dell'indipendenza greca, la rivoluzione greca in atto a partire dal 1821, che viene tradotto in italiano nel 1825, prima come rigenerazione della Grecia, cioè con un calco fedele dell'originale francese, e poi come risorgimento della Grecia. E qui abbiamo il passaggio, diciamo, provato della parola, del termine risorgimento, questo risorgimento che non è più il rinascimento, incomincia a traslare per designare un processo legato alla storia contemporanea, all'uso contemporaneo. Questo per dire quanto il tema culturale sia intimamente connesso al tema risorgimentale.
Naturalmente questo non è che un piccolo assaggio, una tesi molto, molto famosa da 20 anni, quella del professor Banti dell'Università di Pisa, è quella che sostiene l'esistenza di un canone risorgimentale vero e proprio, cioè l'idea di Banti è che il modo con cui gli italiani hanno poi maturato una loro visione politica fatta anche di stereotipi e di retoriche passi attraverso un certo numero di autori che frequentemente vengono pubblicati, letti e discussi e che costituiscono, possiamo dire così, la biblioteca ideale dell'italiano. In questo naturalmente ci sta Berchet, Guerrazzi, D'Azeglio, Grossi, il melodramma, poi dal punto di vista teatrale, la pittura di genere, l'incisione di traduzione e naturalmente poi a un certo punto anche Manzoni. Quindi questo per dire come la lettura che potremmo chiamare culturalista oggi rappresenti una dei filoni più importanti della nuova storia del Risorgimento e quindi come l'attenzione anche verso Manzoni acquisti all'interno di questa lettura una funzione tutta particolare. Qui guardate semplicemente, vi faccio vedere, tanto per dare un'idea di cosa vuol dire l'impatto culturale, questo è il numero delle sale teatrali inaugurate in Italia nel XIX secolo, fra il 1815 e il 1868, vedete, questa è la cartina che si riferisce al periodo 1815-40, 195 nuove sale, altrettante fra il 1841 e il 60, addirittura altrettante fra il 61 e il 68, una vera e propria epidemia teatrale, anche questo chiaramente un colossale vettore di omologazione culturale, perché poi gli autori rappresentati, quindi Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi, rappresentano poi l'altro grande diciamo modo attraverso cui si italianizza il gusto dell'opinione pubblica e della cultura italiana. Naturalmente ci sono anche temi che travalicano, che passano direttamente dalla storia contemporanea alla pittura, in questo caso questo è il quadro di Hayez dedicato ai profughi di Parga, un episodio che in qualche modo è connesso, che anticipa la questione greca e quindi un tema assolutamente di storia contemporanea e che nel 1831 diventa poi un dipinto, questo dipinto naturalmente diventa anche una metafora dell'esulato non soltanto di quello greco ma anche di quello politico, questo per fare quello politico italiano, per fare capire quanto sia anche qui densa di rimandi questa tradizione. Volevo adesso riferirmi a temi più chiaramente manzoniani. Manzoni è un uomo dell'unità, prima di tutto. Crederà sempre nell'unità d'Italia, sembra una parola semplice, banale parlare dell'unità d'Italia per chi si occupa di risorgimento, nel risorgimento non è così. Quasi tutti gli uomini del risorgimento concordavano sul tema dell'indipendenza invece e della libertà tendenzialmente, sul tema dell'unità non erano proprio tutti d'accordo. C'era chi pensava che ci fosse bisogno dell'unificazione, cioè di mettere insieme in una forma confederale questi staterelli, che naturalmente è prevalente fino al 1848 e buona misura anche dopo, e dall'altra parte chi invece, come Mazzini, ma anche come Manzoni, da un altro punto di vista, ritiene che invece l'Italia debba essere proprio unita come Stato. Quindi. E una pagina sorprendente di Manzoni è proprio quella che scrive una lettera di risposta a una polemica aperta dal ministro, allora ministro degli esteri Lamartine, francese, che aveva messo in dubbio che l'Italia potesse mai unificarsi, non unificarsi ma unirsi, cioè diventare un unico Stato, pur restando libera naturalmente, auspicabilmente, e Manzoni dice no, noi siamo un paese esattamente come la Francia, le differenze che ci sono al nostro interno non sono assolutamente maggiori di quelle che esistono fra un francese dei Pirenei e uno della Bretagna o della Normandia. Quindi Manzoni è un uomo politico, la parte politica di Manzoni è una parte politica che si identifica totalmente col messaggio unitario fin da subito e questo bisogna dire è una peculiarità assolutamente sua perché viene poi sviluppata in un modo totalmente totalmente originale. Vado verso la conclusione,
ci sarebbero tante cose da dire. Manzoni è un uomo delle libertà dei moderni, cioè delle libertà personali, dell'autodeterminazione del singolo, come sappiamo, questo è un tema classico, ma è anche un uomo che sa comunicare. Naturalmente non mi permetto di intervenire su una relazione successiva, come dimostra l'idea di fare un'edizione poi della sua, dei suoi Promessi Sposi, illustrata, direttamente illustrata. Il successo delle illustrazioni di Manzoni, il fatto che diventi epidemico il successo e virale il successo dei Promessi Sposi, lo dimostra il fatto che queste immagini finiscono nelle caricature subito, e subito nel senso che immediatamente, a distanza di pochi anni, questa è una famosa caricatura di un giornale satirico piemontese che trasforma Cavour in Don Abbondio, vedete, e mentre naturalmente Don Rodrigo è Napoleone III e ci sono Renzo e Lucia che stanno per fare il matrimonio, cioè l'Italia con Casa Savoia che sarà il futuro del paese. Ecco, questo è un brevissimo modo per tratteggiare in modo, spero, abbastanza efficace, ancorché molto compatto, alcuni dei grandi temi che rappresentano questa esplosione dell'opinione nazionale e dei protagonisti, fra i quali appunto il nostro Manzoni, che è diventato a questo punto un uomo in grado di muovere anche l'immaginario dei politici e degli illustratori satirici. Grazie. Grazie, credo che adesso sia il mio momento, grazie di essere qui insieme a noi. Io ho scelto di parlare con voi dei Promessi Sposi concentrandomi particolarmente sulla peste, perché credo che la peste sia un tema, una questione particolarmente importante e significativa per capire il progetto compositivo e narrativo dei Promessi Sposi e rimetterlo in dialogo con la contemporaneità. Ma contemporaneamente ho scelto la peste anche perché, oltre che da manzonista, da docente, ho verificato quanto questo tema, dopo l'epidemia di Covid, sia diventato a maggior ragione un tema particolarmente eloquente anche per le persone giovani con cui poi lavoriamo. La peste nei Promessi Sposi, infatti, passando alla slide numero 16, è almeno tre cose, direi, perché la peste è prima di tutto un contenuto storico, come dice Manzoni, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Si tratta della famosa peste, della famosa epidemia del 1630 che fece morire, si calcola, più di 1 milione di persone solo nel Ducato di Milano. È la peste di cui Manzoni trova traccia nelle fonti che usa, vale a dire testi di Ripamonti, testi di Borromeo, di Rivola, di Tadino, ed è l'argomento centrale dei famosi capitoli della digressione sulla peste, vale a dire capitoli 31 e 32, anche se questa espressione digressione sulla peste potrebbe portarci fuori strada. Perché? Perché prima di tutto della peste si parla almeno fino al capitolo 36, ma poi, come vedremo, in realtà la peste, oltre che un contenuto storico, è in qualche modo anche l'esito della scelta di prospettiva di Manzoni in quanto autore di un romanzo storico. Che cosa voglio dire? Voglio riferirmi al fatto che già nell'introduzione, attraverso quelle parole così rivoluzionarie dell'anonimo, anche se sono parole travestite da un linguaggio barocco, o forse proprio per questo, in realtà il testo già in quelle prime due pagine ci diceva qualcosa di strepitosamente rivoluzionario, vale a dire che il romanzo che noi stiamo per leggere non sarà un romanzo dedicato ai potenti, ai signori, a coloro che da sempre occupano il centro degli arazzi, ai principi, ai potentati personaggi, ma sarà dedicato alle genti meccaniche e di piccolo affare, vale a dire a quell'umanità che non capirà nulla della storia ufficiale, né all'inizio né alla fine, come dice Don Abbondio anche al Marchese, riferendosi
a Renzo e dicendo che Renzo racconta la storia alla Carlona. Renzo, come tutti gli altri della sua classe, non capisce nulla di quello che accade intorno a lui. Eppure Manzoni, in quanto autore di un romanzo storico, decide di raccontarci la storia e un evento così importante come la guerra di Mantova e Monferrato, importante proprio per le ricadute tremende che ebbe questo evento sulla vita e le sorti della popolazione, tutto questo ci viene appunto raccontato non attraverso gli eventi altisonanti, ma attraverso la povertà, attraverso la carestia e attraverso la peste. La peste serve a questo, a sottolineare e a inquadrare la storia, gli argomenti dal punto di vista delle genti meccaniche di piccolo affare. Però la peste serve anche a una terza cosa che ci porta più in contatto con quel titolo che ho usato anche nel mio recente libro, definendo I Promessi Sposi come romanzo per gli occhi. La peste, infatti, come possiamo scoprire rileggendo quei capitoli a questo punto così straordinariamente eloquenti per noi come i capitoli 31 e 32, e anche funziona anche nel romanzo come un dispositivo visuale, vale a dire un tema attraverso il quale si racconta, attraverso tante scene, attraverso una successione di quelli che noi potremmo definire dei tableau vivants, tanti quadri che ci vengono messi sotto gli occhi dal narratore. La peste è un dispositivo visuale perché il narratore continuamente ci racconta la logica delirante, quello che fa vedere la malattia, la paura di ammalarsi, la paura di morire e anche la visione delle persone intorno a noi che muoiono. Quindi la peste è dispositivo visuale secondo il progetto narrativo manzoniano perché diventa spettacolo, ma contemporaneamente la peste funziona come dispositivo visuale anche perché diventa un vero e proprio romanzo per gli occhi, così come fu trasformato il romanzo per gli occhi, appunto, dal cardinale Borromeo, Federigo Borromeo, un altro di quei personaggi che insieme alla peste di solito si mandano giù meno bene quando si leggono I Promessi Sposi. Eppure Borromeo ha una funzione straordinaria. Ho parlato anche di costellazione Borromeo. Perché? Perché Federigo Borromeo, nato nel 1564, 7 anni prima di Caravaggio, vale a dire di quel pittore a cui ho accostato e sto per accostare nella slide successiva Manzoni, Borromeo è stato il protagonista di una straordinaria rivoluzione politico-culturale della Chiesa a cavallo fra 500 e 600. Vi dico solo due dati per aver presente proprio la grandezza del progetto culturale rivoluzionario di Borromeo. Borromeo dal 1595 al 1631, quando muore, è arcivescovo di Milano e nell'arco di questi 35 anni va a visitare da Milano tutti i paesi più lontani, tra questi uno di quelli che si trova a valle rispetto al castellaccio dell'innominato. Cioè Borromeo capisce che per contrastare l'effetto della riforma oltre Alpe bisogna a tutti i costi attivare una politica cristiana capace di riportare l'idea della presenza di Dio in qualsiasi angolo. E come si fa in un paese in mezzo a una popolazione così analfabeta come quella con cui aveva a che fare la Chiesa fra 5 e 600? Attraverso le immagini. Borromeo non ha scritto soltanto il De Peste, una delle fonti del racconto della peste nei Promessi Sposi, ma per esempio ha scritto anche un trattato in cui spiega come bisogna allestire e dipingere i quadri proprio perché siano efficaci e efficacemente capaci di interpellare gli occhi e l'attenzione dei fedeli. Per esempio, questo stesso quadro di Caravaggio, di cui naturalmente noi potremmo stare qui a parlare per giorni, ma che ora io adesso riassumo proprio in due o tre osservazioni, è una delle
delle prove che ci rimangono, delle esecuzioni che ci rimangono della famosa cena in Emmaus, raccontata nel Vangelo di Luca, quella per cui due discepoli, dopo la crocifissione di Gesù, incontrando questo giovane che era Gesù, ma che loro non avevano, Gesù risorto, ma che non avevano riconosciuto sulla strada per Emmaus, lo invitano ad andare a cena insieme a loro e finalmente, una volta sedutisi a tavola, nel momento in cui questo giovane, che come vedete è vestito con una toga romana mentre gli altri sono vestiti con abiti di foggia secentesca, nel momento in cui Gesù benedice il pane, ecco che saltano tutti sulla sedia e finalmente credono ai propri occhi, credono, capiscono che quello che hanno davanti è Gesù. Questo effetto compositivo per cui a tavola con Gesù finiscono per trovarsi anche dei discepoli, delle persone che li vedete come sono vestiti, li vedete come sono le loro mani, hanno dei corpi così consumati dalla fatica, dal lavoro, dalla povertà, fa di queste persone delle genti meccaniche, come avrebbe detto l'anonimo nell'introduzione ai Promessi Sposi, cioè persone che normalmente non avrebbero potuto stare accanto a Gesù, ma che il cristianesimo controriformista e di Borromeo mette insieme. Ecco perché ho messo in dialogo, anche sotto il segno della peste, come si può vedere nella slide successiva, Manzoni e Caravaggio, perché naturalmente ci corrono tre secoli di distanza fra Manzoni e Caravaggio. Non abbiamo testimonianze dirette di rimandi di Manzoni a Caravaggio, però arrivano dalle medesime terre di Lombardia. Entrambi compiono delle opere rivoluzionarie. Gli studenti e le studenti sono molto colpite anche da questo accostamento. Scelgono di raccontarci e di mettere accanto a ciò che più è sacro, vale a dire Dio, accade Gesù, accade nelle tele di Caravaggio, accade nei Promessi Sposi, le persone più povere, di estrazione più umile, i purissimi accidenti, come li avrebbe definiti l'anonimo manzoniano. Ma questa idea, questa cultura, questo immaginario, vi dicevo, arriva da quella che io ho chiamato la costellazione Borromeo e che per esempio noi possiamo incontrare anche nelle diapositive successive, vedendo la diapositiva di un'illustrazione che si trova nel capitolo 31. Qui siamo nel mezzo della digressione sulla peste, quando nell'agosto, ormai la peste è dilagante, il Tribunale della Sanità, non sapendo più come fare per far capire, per far vedere, per far toccare proprio con gli occhi ai fedeli, che per far capire loro che la peste è virale, che l'epidemia è in corso, decide, in occasione di un ritrovo presso un cimitero, di far sfilare un carro con una famiglia intera di persone morte di peste. Tutti i miei studenti, le mie studenti, io per prima, abbiamo pensato e ripensato, leggendo queste pagine, alle traumatiche immagini che abbiamo visto nel marzo del 20, quando abbiamo visto appunto, ahimè, i carri militari che portavano le bare dei morti di Covid. È un modo scelto dalle autorità di parlare agli occhi, come vedete in giallo è proprio messa un'espressione che io ho ripreso direttamente, e che arriva precisamente da quel grande progetto di, come dire, di riconversione e di riconquista dei fedeli, partito proprio dall'officina di Borromeo. Nelle slide successive, infatti, credo di non ho guardato l'orologio, scusatemi, non mi rendo conto di quanti minuti ancora ho a disposizione. Se andiamo più avanti, c'è un ultimo giro di slide, questo è Borromeo, che vorrei presentarvi. Ecco, questo per esempio, siamo sempre dentro i Promessi Sposi, il punto in cui Borromeo, andando in visita per tutti questi villaggi, pensate, fra il 1595 e il 1631,
visitò più di 800 villaggi. Quando nel capitolo 22, quando l'innominato alla fine di una nottata tremenda, la famosa notte dell'innominato, si affaccia alla finestra e vede tutti un corteo di popolani che sta andando verso un paese, e lui dall'alto del suo castellaccio dice: dove va tutta quella canaglia? E sarà informato che in realtà quella canaglia sta andando in paese ad ascoltare appunto la predica di Borromeo. Non è un'invenzione manzoniana. Effettivamente Borromeo per 30 anni proprio batté qualsiasi territorio, anche, come dire, entrando in conflitto con quello che era il potere spagnolo, perché questo anche per come dire, dialogare con la relazione precedente, la questione proprio dell'unità tutta da raggiungere, perché ovviamente all'epoca dei Promessi Sposi l'Italia è un paese che non esiste, l'Italia è un paese dominato dagli spagnoli, almeno nella terra del Ducato di Milano. Borromeo è un avversario degli spagnoli, tant'è vero che quando l'innominato nella scena successiva finalmente decide, no, di andare ad affrontare Borromeo, arriva tutto armato e il cappellano Borromeo e tutti gli altri sono terrorizzati, ma il fatto che loro siano terrorizzati non è un dettaglio comico, è un dettaglio che più storico non si potrebbe, perché tutti si aspettano e si immaginano quello che sarebbe stato più verosimile pensare, cioè che l'innominato sia arrivato per uccidere Borromeo, che, ripeto, è un soldato di Cristo nel modo più militante e più grandioso possibile, come ci raccontano ancora tracce culturali ed artistiche straordinarie di Borromeo. Borromeo è ancora il primo e unico proprietario di quella natura morta di Caravaggio, tuttora conservata nella Pinacoteca Ambrosiana, fondata appunto da Federigo Borromeo proprio con l'intento di costruire una vera e propria politica di propaganda culturale anche attraverso le immagini sacre. Rientra in questo progetto l'ultima diapositiva che vi faccio vedere, che è quella che in realtà quella che riguarda i famosi quadroni di San Carlo, che ci tengo, no, vado oltre perché immagino che il tempo ormai non sia, ma queste sono tutte diapositive che noi poi possiamo recuperare anche insieme. Nell'ultima diapositiva c'è qualcosa che idealmente, se Renzo fosse entrato all'epoca del suo secondo viaggio a Milano dentro il Duomo, avrebbe potuto vedere, se fosse, chissà, se fosse tornato a Milano con Lucia e i figli avrebbe potuto vedere, ma soprattutto noi possiamo continuare a vedere ogni anno tra il mese di novembre e il mese di dicembre, perché dentro il Duomo di Milano, a partire appunto dal 1620, sono esposti in questi due mesi i famosi quadroni di San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo era stato santificato già nel 1610 e questi due cicli di teloni enormi che vengono appesi fra le colonne delle navate del Duomo di Milano sono un vero e proprio romanzo per gli occhi, perché raccontano la vita di San Carlo Borromeo e le opere, i suoi miracoli legati proprio alla guarigione degli appestati. Tutto questo molto rapidamente per raccontarvi quanto la peste possa appunto anche, ahimè, alla luce, attraverso il trauma storico che abbiamo appena vissuto e ancora non così tanto elaborato, la peste può davvero funzionare anche lavorando sui Promessi Sposi in un contesto didattico, come contenuto storico, come contenuto prospettico, come scelta prospettica e storiografica, ma anche come straordinario dispositivo visuale. Grazie.
Buonasera, buonasera, mi fa molto piacere essere qui con voi a parlare di Manzoni. Ecco, mio tema si articola su questi tre punti, questa è la scaletta. Io rivolgo l'attenzione su alcuni punti fondamentali che io ritengo alla base della grandezza di Manzoni. Ecco, su questo vorrei soffermarmi, sul fatto che davvero si tratta di un autore imprescindibile nella nostra storia letteraria. Ecco, questo agli studenti è davvero importante chiarirlo. Con Manzoni assistiamo a una svolta epocale nella storia della nostra letteratura. E vorrei dire perché. Poi vorrei dire quali sono i termini della battaglia combattuta da Manzoni e poi alcuni rilievi, tutto molto in sintesi, sul funzionamento del romanzo, dei promessi sposi. Ecco, solo che non mi vanno... Ecco qua. La svolta epocale. Ecco, Manzoni segna una svolta decisiva rispetto alla tradizione classicistica della nostra letteratura. Classicistica significa quella tradizione canonizzata da Bembo agli inizi del Cinquecento, nel 1525. E su che cosa si fonda questa nostra tradizione che viene poi combattuta da Manzoni? Si fonda su alcuni presupposti fondamentali. Che la nostra letteratura si basa su una lingua scritta nel 300, la lingua il modello è Petrarca, e quindi si basa anche su un monolinguismo. La nostra letteratura è una letteratura elitaria e aristocratica, proprio perché è una letteratura che si fonda su questa letteratura scritta. È proprio a questo punto che si formano le cosiddette letterature dialettali, una volta che è stato stabilito il canone. Il contatto diretto con la realtà si trasferisce nelle letterature dialettali e invece la letteratura ufficiale si fonda su questa lingua raffinata, ma una lingua scritta nel 300. Altro presupposto è il primato della poesia lirica, proprio perché il modello è Petrarca, un altissimo modello, per carità, e che dà fondamento a una tradizione molto importante, ma con questi connotati. Il primato della poesia lirica, che significa primato dell'io. Poesia lirica vuol dire guardare il mondo dal punto di vista del pronome di prima persona. Quindi, primato della poesia lirica, primato dell'io e primato del tema dell'amore, essendo il grande maestro, essendo Petrarca. Teniamo conto che questa canonizzazione classicistica si fonda su Petrarca, come noto, non si fonda su Dante, che sarebbe tutt'altra storia. Dante è dimenticato, come noto. Dante verrà recuperato nel primo ottocento. Quindi si tratta per Manzoni di uscire dall'angolatura unidimensionale dell'io. Si tratta di guardare il mondo anche con gli occhi degli altri. Uscire dall'angolatura unidimensionale dell'io vuol dire questo. Vuol dire avere una prospettiva polivalente, pluriprospettica della realtà. C'è Don Abbondio e c'è il cardinale Federico. Ci sono dei conflitti di prospettive, ma attenzione, non è detto che abbia ragione sempre Federico e torto Don Abbondio. Nel loro colloquio vedremo a un certo punto che il narratore sta dalla parte di Don Abbondio. È questa la grande originalità di Manzoni. Uscire dall'angolatura unidimensionale dell'io vuol dire dare una visione problematica della realtà. E poi si tratta di riappropriarsi della realtà che è stata confinata nella letteratura dialettale per secoli. E significa riappropriarsi della lingua della realtà.
Qui si potrebbe a scuola fare riferimento a un bellissimo e anche molto divertente articolo di Italo Calvino che si intitola L'antilingua, è un articolo del 1965, anche vivacissimo, come è nello stile di Italo Calvino, dove si parla della separatezza che c'è nella nostra tradizione tra il modo che abbiamo di parlare e il modo che abbiamo di scrivere. Si tratta di riappropriarsi con Manzoni della lingua della realtà. Cioè si tratta di dire accendere la stufa, uso gli esempi di Calvino, di dire accendere la stufa e non eseguire l'avviamento dell'impianto termico. In merito al riappropriarsi della lingua, della realtà, mi piace ricordare che quest'anno, questo 2023, ricorre, come è noto, il 150° anniversario della morte di Manzoni, ricorre anche il 50° anniversario della morte di Gadda. Gadda che è un appassionato, Gadda è innamorato di Manzoni. Se il problema fondamentale fosse quello della lingua, che è un problema importante naturalmente, ma non fondamentale, uno dice come Gadda, grande sperimentatore, è anche sul piano della lingua, è innamorato di Manzoni, che invece ha una forma linguistica non così dirompente come quella di Gadda. Gadda è davvero un appassionato di Manzoni, sul letto dei suoi ultimi giorni di vita, come noto si faceva leggere i Promessi Sposi. Ecco, il Gadda ha scritto su Solaria, la rivista fiorentina, nel 27, che era il centenario della prima edizione dei Promessi Sposi, la cosiddetta ventisettana, che esce nel 1827. Scrive Gadda, volle che il suo dire, ossia il suo modo di esprimersi di Manzoni, volle che il suo dire fosse quello che veramente ognun dice. Ecco questa lingua dell'uso e non la roca trombazza. Ecco come Gadda definisce la lingua letteraria tradizionale e non la roca trombazza d'un idioma impossibile che nessuno parla, sarebbe il male minore, ma che nessuno pensa, né rivolgendosi a sé, né alla sua ragazza, né a Dio. Continua la citazione di Gadda, e sto citando dall'articolo Apologia manzoniana su Solari del 27. Non la vanità di una disputa accademica, non è un letterato da salotto, Manzoni, non la vanità di una disputa accademica, non il gusto ribelle del letterato giovincello reduce da Parigi con le primizie dell'ultima scapigliatura, vero, quei giovincelli che poi andranno tanto di moda. Può avere imposto a costui, a Manzoni, di romperla una buona volta con certi toni della vacua magniloquenza. Ecco il linguaggio letterario della nostra tradizione classicistica, la vacua magniloquenza. Egli volle parlare da uomo agli uomini, come a lor modo parlarono tutti quelli che ebbero qualcosa di non cretino da raccontare. E poi stabilisce Gadda un accoppiamento molto bello. Ebbe compagno nell'impresa della spazzatura, nel buttare via tutta questa retorica vacua della nostra tradizione classicistica, ebbe compagno nell'impresa della spazzatura un altro conte, suo contemporaneo. La parola di quest'ultimo ha una nitidezza lunare, dolce e chiara, è la notte. Ecco che Gadda mette a costa il Manzoni a Leopardi. Il tema è interessante, naturalmente. Guardiamo la battaglia di Manzoni. Manzoni, quali sono i termini fondamentali del suo impegno, della sua battaglia? Si batte, anzitutto, per il genere anticlassicistico del romanzo. Sappiamo bene che il romanzo è considerato un genere inferiore. Quando Manzoni pubblica I Promessi Sposi, una delle prime recensioni esce nell'antologia di VSE a Firenze nell'ottobre del 27 ed è Tommaseo, è un amico, ed è un amico che appartiene allo stesso schieramento manzoniano
E che cosa dice Tommaseo? Dice il grande Manzoni, grande perché autore degli inni sacri e delle tragedie. Il grande Manzoni si è abbassato a scrivere un romanzo. Ecco, Manzoni si batte per il genere anticlassicistico del romanzo, finora considerato genere inferiore. C'era stato il grande esempio e originale esempio di Foscolo, l'Ortis del 1802, ma Manzoni va in una strada tutt'altra rispetto a Foscolo. Quello di Foscolo, certo che è importantissimo, l'operazione foscoliana, ma è un romanzo dell'io. Rimane dentro la tradizione classicistica Foscolo. È Manzoni che spezza quel legame con questa apertura pluriprospettica per consentire una visione problematica della realtà. Si batte per una lingua dell'uso, il che significa non solo comprensibile a tutti, ma appunto leggibile da tutti, cioè non solo dai dotti. E quindi si batte per una letteratura democratica. Finora a chi era destinata la letteratura? Era destinata agli aristocratici e all'alto clero. Questi erano i lettori, questi erano i destinatari. Manzoni cambia questo panorama. Si batte, ripeto, contro il primato dell'io. Qui sarebbe bello anche con gli studenti a scuola ricordare un bell'articolo di Calvino del 1976 sull'ingombro dell'io. L'ingombro dell'io. Calvino, cerco di dirlo. No, ma non c'è tempo. Insomma, ecco, questo articolo del 76 è molto originale. Quindi si batte contro il primato dell'io ed è per una prospettiva globale, no, non quindi più legata alle disavventure del pronome di prima persona. Si batte contro la mitologia, considerata un'evasione nel cielo della fantasia, e si batte contro il primato esclusivo del tema, cioè il tema tipicamente petrarchesco dell'amore, e invita a trattare altri temi per un'apertura della sua opera. E qui c'è il famoso passo del Fermo e Lucia che merita il conto di essere riletto. Si legge nel Fermo e Lucia: vi hanno altri sentimenti rispetto a quello dell'amore, dei quali il mondo ha bisogno, e che uno scrittore, secondo le sue forze, può diffondere un po' più negli animi, come sarebbe la commiserazione, il rispetto degli altri, l'affetto verso gli altri, l'affetto al prossimo, la dolcezza, l'indulgenza, che vuol dire anche tolleranza, lo stabilire rapporti di parità con gli altri, non di violenza, il sacrificio di se stesso. Oh, di questi sentimenti non va mai eccesso, e lode a quegli scrittori che cercano di metterne un po' più nelle cose di questo mondo, ma dell'amore, come si diceva Venà, facendo un calcolo moderato, 600 volte più di quello che sia necessario, proprio ironico, duramente ironico, necessario alla conservazione della nostra riverita spesso. Ma non è perché ha paura, dice così, perché è uno scrittore castigato. Queste sono balle. Non è per niente castigato. Basta ripensare, per esempio, all'amore che uccide, che è l'amore del coro della Delchi e di Ermengarda. Manzoni lo sa trattare anche drammaticamente il tema dell'amore. Se nel romanzo dice questo, nel Fermo e Lucia, è perché sono altri i temi che secondo lui sono importanti, come quello fondamentale della giustizia. E i materiali estetici sono degli appunti del Manzoni giovane del 1816, sono davvero importanti per capire la sua battaglia contro l'autoreferenzialità e il servilismo della poesia. Vado avanti, poi potete leggerli con calma questi passi, dove invita proprio a guardare criticamente alla nostra tradizione letteraria, che per tanti aspetti è una tradizione di servilismo, e lui vuole invece invitare all'indipendenza
del giudizio. Si trova sempre nei materiali estetici in polemica niente meno con Ariosto a difesa della funzione etica e civile della poesia, laddove Ariosto giustifica il tiranno Augusto perché è avuto un giudizio favorevole da Virgilio. Dio liberi, dice Manzoni. Virgilio invece non ha potuto far perdonare a sé medesimo la sua indegna adulazione. Per quanto gli uomini amino i bei versi, amano ancor più la sicurezza e la vita e le eterne idee della giustizia e le orribili carneficine non si dimenticano per le lodi d'un poeta. Ecco, vedete chi è Manzoni. È uno scrittore che ha un alto sentimento della funzione etica e civile della letteratura. Sarebbe utile ricordare anche la bella lettera a Marco Cohen del 2 giugno del 32, dove Manzoni distingue la bella letteratura dalla buona letteratura. La bella è quella che si ciba di letteratura, di fantasia. La bella letteratura è quella che si ciba di fantasia e a lui non interessa. La buona è quella che si fonda sulla cognizione critica della realtà degli uomini e delle cose. E leggo, guardate soltanto le ultime due righe da questa slide, una citazione dalla lettera Marco Cohen. Non sono buone lettere quelle che non vengono, che ci sia qualcosa da fare per loro dove non si tratti di giocare con la fantasia. La letteratura per Manzoni non significa giocare con la fantasia. Giocare, Manzoni non vuole giocare con la fantasia. Manzoni punta alle cose serie. È la letteratura come gioco, oggi tanto di moda, la letteratura come evasione, la letteratura come intrattenimento, la letteratura come sogno, lasciami sognare. È una letteratura disprezzata da Manzoni. E questo è bene che sia chiaro agli studenti. Il funzionamento del romanzo viene di conseguenza. Lo sliricarsi, si è dovuto sliricare nel momento di scrivere il romanzo, è dovuto uscire dalla prospettiva dell'io. Ecco, questo è importante. Anche importante è questo: il romanzo si può leggere come una multiforme fenomenologia della violenza. I Promessi Sposi sono pieni di violenza. Il romanzo offre un catalogo agghiacciante: c'è la violenza fisica, la violenza morale. Davvero, è proprio un breviario per combattere la violenza. Questo è il romanzo di Manzoni. Si legge nella morale cattolica una vita intera di meriti, una vita intera di meriti non basta a coprire una violenza. E c'è la violenza più brutale della forza, c'è quella di Azzica Garbugli, è la legge al servizio dei potenti, c'è la violenza del cardinale Don Abbondio. Nel famoso dialogo, capitolo 25-26, è la violenza che il cardinale fa a Don Abbondio, è la violenza dell'incitamento all'eroismo. Non si può mica incitare uno a essere un eroe. E il narratore se ne rende conto. Il narratore, all'inizio del capitolo 26, parla addirittura di ripugnanza a proseguire. Io ai miei studenti dico, ma ripugnanza nei confronti di chi? Tutti mi dicono, bello, nei confronti di Don Abbondio. No! La ripugnanza nei confronti del cardinale. E poi c'è la violenza del padre di Gertrude, c'è la violenza del voto di castità da parte di Lucia nei confronti di Renzo, e via dicendo. E poi il guazzabuglio del cuore. Ma interessante, poi mi avvio a concludere perché il tempo purtroppo sta terminando, il fatto che Manzoni denuncia la mistica irrazionale del cuore. Siamo in epoca romantica, ma vi ricordate riguardo al guazzabuglio del cuore, l'espressione viene usata riguardo al padre di Gertrude. Ma dicevo, Manzoni non concede nulla al sentimentalismo.
alla mistica del cuore, come invece potrebbe sembrare. Nel capitolo ottavo, padre Cristoforo fa fuggire Renzo e le due donne dal villaggio perché sono in pericolo di vita, al momento di salutarli dice padre Cristoforo: il cuore mi dice che ci rivedremo presto, dice padre Cristoforo, e il narratore commenta, perché poi presto non si vedono, eh sì, si vedono dopo tanto tempo e tante disgrazie e tanti e tante morti. Il narratore commenta ironico: certo, il cuore, chi gli dà retta? Lui non gli dà retta. Chi gli dà retta ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà, ma che sa il cuore, appena un poco di quello che è già accaduto. E questa è l'ultima cosa che volevo osservare. Il romanzo, invito a leggere il romanzo come il romanzo che richiama la nostra attenzione sulla responsabilità della parola, il peso della parola, il valore della parola, per guardarci dalla manomissione delle parole, dalla manomissione che fa il potere costituito, che fanno tutti quelli che ci vogliono ingannare e manomettono le parole. La parola dei medici, dei responsabili della sanità pubblica nella Milano sconvolta dalla pandemia. Vietato pronunciare la parola peste. I medici non possono parlare di peste. Perché non possono parlare di peste? Perché il responsabile della peste a Milano è il governatore Don Gonzalo e lo sanno bene, per cui non si deve parlare di peste. Allora si parla di... Poi si incomincia, quando i morti incominciano a cascare così come mosche per le strade, si incomincia a parlare di febbri pestilenti. Miserabile transazione, dice Manzoni. È una trufferia di parole, una trufferia di parole. Ecco, i Promessi Sposi ci invitano a guardarci dalla trufferia di parole. E anche in questo sta un aspetto della loro fondamentale attualità del romanzo, dei Promessi Sposi. La responsabilità e la coscienza della parola, anche nei confronti della parola patria, che è una parola sacra in epoca risorgimentale. C'è la piccola patria, il villaggio. Nel capitolo ottavo c'è l'addio doloroso al villaggio, ma all'ultimo loro lasciano volontariamente il villaggio. E scrive Leonardo Sciascia, dice, loro se ne devono andare. Colui che vince è il mediocre, è Don Abbondio, che lui resta nel paese. Non sono d'accordo con questa lettura. Manzoni non idealizza il villaggio. Ci penserà a idealizzare il villaggio la letteratura campagnola che segue, cosiddetta campagnola, che segue poi, che viene qualche decennio dopo Manzoni. Manzoni non idealizza la piccola patria, non è per niente idealizzato. E all'ultimo Renzo e Lucia scelgono deliberatamente di andarsene. Non è una vittoria il restare, perché il restare vuol dire rimanere chiusi in una dimensione provinciale e anche in una dimensione di illegalità. E poi c'è la grande patria, la grande patria. E qui c'è una citazione, e con questo chiudo. Quando Renzo, fuggito dal villaggio, uscito illeso dai tumulti milanesi, scampato al carcere e alla forca, proda finalmente col ritmo quasi di fiabesco, cammina sulle sponde, ricordate, sulla sponda bergamasca dell'Adda, che segna il confine fra Milano e Venezia. Si ferma un momento, adesso si sente in salvo, ha passato il confine, come nei film western, ha passato il confine. Si ferma un momento a contemplare, si legge nel capitolo 17, a contemplare la riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi, e tra sé esclama: sta lì, maledetto paese, come dire, accidenta a te, bene che me ne sono andato. Il narratore postilla, fu il suo addio alla patria. Attenzione, siamo in piena epoca
risorgimentale. E la patria viene trattata in questo modo e sta lì, maledetto paese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'idea di patria per Manzoni presuppone il rispetto del diritto, la tutela dei deboli. È questa la vera patria. Altrimenti non è una patria che merita di essere rispettata. Il romanzo finisce con il congedo dal paese del sopruso dell'illegalità e dell'ingiustizia. Manzoni, davvero, dobbiamo rendergli atto, è un grande autore, io credo rivoluzionario, e per i suoi tempi, e di grande attualità oggi. Davvero un autore imprescindibile nella nostra storia letteraria. Grazie della pazienza. Eccoci qui. Allora, io intanto ringrazio i relatori per i loro interventi, che sono stati molto interessanti, anche devo dire molto in dialogo fra di loro, e quindi questa è una cosa di cui siamo contenti. Ci sono un po' di domande, adesso io cerco, visto che siamo andati già un po' lunghi e che forse le questioni sono grosse, cerco di sintetizzarle, diciamo. E magari cerchiamo di risolvere tutto con un giro solo di domande, per cui se voi siete d'accordo ve ne pongo, diciamo, 2/3 e poi voi vi prendete il tempo che vi serve per rispondere, magari facciamo a giro nello stesso ordine in cui avete parlato. Allora, intanto c'è un insegnante che si ricollegava un po' a questo, cioè al modo in cui in qualche maniera Manzoni trasforma forse l'asse portante di quella che era stata la tradizione letteraria italiana, cioè quella lirica, e quindi il suo tema centrale, cioè l'amore, e chiede qual è, diciamo, lui dà una sua proposta, cioè nel senso che l'amore, diciamo, che aveva una codificazione cortese, / stilnovistica, / petrarchesca, comunque molto aristocratica, se vogliamo, in Manzoni assume una forma più popolare, cristiana, diciamo, e trova, diciamo, un suo momento cardine nell'istituzione del matrimonio. Quindi questo è, diciamo, il commento che fa l'insegnante, e vi chiedo che ne pensate di questo, se volete commentarlo. Mi allaccerei a questa domanda per porvi un'altra questione, forse un po' grossa, però mi sembra centrale sia da quello che è uscito fuori nei vostri discorsi, sia didatticamente, perché comunque Manzoni vive di una situazione un po' paradossale, diciamo, nel modo in cui è recepito oggi, nel senso che è il classico, uno dei grandissimi classici indiscutibili della letteratura italiana, e contemporaneamente, come è stato, diciamo, detto esplicitamente o comunque lasciato intendere, Manzoni era anche un grande anticlassicista, cioè è un autore che ha in qualche maniera stravolto alcuni canoni, penso soprattutto rappresentativi della letteratura. Questo scandalo di rappresentare le genti meccaniche, appunto, che magari per un lettore di oggi sembra un dato scontato, ma per millenni nella letteratura non lo è stato, e quindi magari questa è qualcosa, appunto, su cui io penso anche didatticamente sia qualcosa che rende il personaggio molto, anche molto affascinante, ce lo fa vedere sotto una luce che è quella storica, cioè storicizzando lo stato del sistema delle arti nel momento prima che scriveva Manzoni e dopo che scrive lui, cioè come lo riesce a trasformare. Quindi, ecco, una parola magari su questo, su Manzoni paradossalmente anticlassicista e contrario alla separazione degli stili. E poi una domanda forse un po' più, diciamo, storica per il professor Balzani, cioè storico letterario, diciamo. Mi chiedevo, dato che forse è un qualcosa che accomuna anche tanti altri paesi, se è possibile stabilire un rapporto fra romanzo, diciamo, come produzione
letteraria ma anche di immaginario, quindi linguistica, immaginativa, e il processo di creazione degli stati-nazione. Se secondo lei esiste un legame, se è un mezzo che per qualche ragione è stato e forse è ancora, diciamo, utile per inventare una tradizione o comunque dare un senso di unità a un popolo, che è sempre un concetto abbastanza astratto, quello di popolo, quello di etnia, cioè poi le divisioni e le fratture dentro quello che noi chiamiamo un popolo sono infinite, insomma, basta vedere in Italia, è abbastanza semplice per rendersene conto. Quindi creare in qualche maniera artificiosamente o in maniera finzionale l'unità di qualcosa di così divergente, ecco, magari la forma romanzo è ancora utile per questa impresa, diciamo, ecco. Vi lascio la parola, se volete andiamo in ordine, appunto, quindi forse lasciare la parola al professor Balzani e poi sì, a giro. Telegrafico su cui, per questo, per quella parte che mi compete, beh, c'è stato un tentativo di fare questo in maniera sistematica, che è l'Atlante del romanzo europeo di Franco Moretti, che è il tentativo proprio di dimostrare un po' meccanicamente come la geografia, i dispositivi narrativi del romanzo europeo interagiscono con i processi di costruzione della nazione, fondamentalmente, utilizzando anche le carte geografiche in una maniera abbastanza originale. E un libro di alcuni anni fa, ormai diversi anni fa, ma credo che sia ancora utile, soprattutto per avere un'idea di questa tipologia di approccio a cui lei faceva riferimento, che poi si riconnette all'idea famosa costruttivista, cioè quella dello Stato che ha bisogno di costruire i propri modelli, quella visione. Però mi sembra, diciamo, una lettura che ancora oggi, per chi vuole poi avere degli strumenti, può essere di una certa efficacia. Ok, ringrazio. Io, se è possibile, vorrei due parole sull'anticlassicismo di Manzoni. Quando io dico che Manzoni, io e tanti altri, segna una svolta radicale rispetto alla tradizione classicistica, non vuol dire che Manzoni non ama i classici. Manzoni è un lettore dei classici, e ci mancherebbe altro. Ma basta leggere le sue poesie, le sue tragedie. Certo che è un grande lettore dei classici. Che cosa vuol dire spezzare la tradizione classicistica? Scrivere un romanzo. Romanzo è un genere, è un genere che nella tradizione classicistica non rientra. La tradizione classicistica ha rifiutato sempre il romanzo e lo ha considerato un genere inferiore, un genere per il popolo, un genere per gli incolti, per gli scrittori non dotti e quant'altro. Pensiamo, per fare un altro esempio, alla battaglia contro la mitologia. La mitologia è alla base della nostra cultura classicistica. Manzoni la combatte. Ma attenzione, come è noto, Manzoni vince la sua battaglia, ma subito dopo Manzoni c'è una fortissima restaurazione classicista. Si ritorna con Carducci alla tradizione classicistica, si odia il romanzo, perché è quello che fa Carducci, e si ritorna ampiamente a Pan. Pensiamo a Pan e poi D'Annunzio continua su quella strada della forte restaurazione classicistica. Con Carducci in campagna c'è Pan, con Manzoni c'erano i contadini che faticavano con Carducci, a parte il Piobove, c'è Pan e poi ci sono le ninfe e con D'Annunzio ci sono le ninfe che fuoriescono dalle cortecce degli alberi e che cercano di sedurre. Insomma, lo sappiamo. Per cui, attenzione, la battaglia di Manzoni è una battaglia che poi viene fortemente contrastata. Quindi anticlassicismo vuol dire questo, la lingua dell'uso. La lingua dell'uso vuol dire a spezzare la tradizione classicistica. E ecco, questo, tanto per dire. Però scusa, Daniela, non voglio... Ah, figurati. Ti lascio la parola per il resto. Ma dunque, molto...
molto sinteticamente, no? La prima questione che poneva Matteo Tasca raccogliendo gli interventi, i promessi sposi e l'amore. È vero che il romanzo, i promessi sposi, in qualche modo mortifica, allontana, anche con ironia, con umorismo, tutte le situazioni in cui ci aspetteremmo che si parlasse d'amore, tant'è vero che il capitolo 38, che è il capitolo più digressivo e più ironico, dà più spazio a tutta una serie di episodi che un tempo si sarebbero chiamati motivi liberi, per esempio il doppio banchetto, la doppia tavola a casa del Marchese, oppure il cimitero dove sono sepolte le ossa degli appestati, oppure il racconto, quello sì, metanarrativo, di quando Renzo e Lucia arrivano nel primo paese, ma tutti si aspettano, visto che se n'era fatto un gran parlare, l'arrivo di una specie di principessa bionda, invece si dice era una contadina come tante altre. E quello è davvero uno dei passaggi che Gino Tellini vedo che annuisce, è uno dei passaggi più straordinari della letteratura italiana. Quindi l'amore è continuamente mortificato. Noi arriviamo finalmente dopo 37 capitoli al 38esimo capitolo per sentirci dire semplicemente furono sposi. Ditemi voi se uno non avrebbe diritto dopo 37 capitoli, dico sempre ai miei studenti, di almeno un capitolo dedicato al matrimonio. Non è così. Questa naturalmente è una strategia romantica nel senso di anticlassicista, tant'è vero che è umoristica. Un altro esempio che funziona molto bene per spiegare questo aspetto in classe è quella scena del capitolo 15, quando l'oste all'osteria della luna piena accompagna Renzo ubriaco a letto e si mette lì, una volta che l'ha spogliato e messo a letto, si mette a contemplarlo con la lampada a olio. Dice il testo come Psiche quando contemplava e studiava amore. Allora lì in classe abbiamo fatto molte cose interessanti anche in termini visuali, abbiamo usato la statua di Canova, i quadri di Amore e Psiche, la favola di Apuleio è una delle favole più straordinarie anche per riflettere sull'amore. Però appunto tutto questo repertorio mitologico e classicista viene stravolto e rovesciato. Ora, detto questo significa che nei promessi sposi non ci sia l'amore, che Renzo e Lucia non si amino? Non direi, io credo che si amino, cioè ci sono dei passaggi molto silenziosi, vi saluto, come state, dice Lucia, quando finalmente rivede Renzo ed è così emozionata perché lei sa che finalmente stanno per sposarsi. Il fatto è che Lucia è una contadina e quindi lei è capace di amare, di esprimere il proprio amore, esattamente come può farlo una persona meccanica e di piccolo affare. E questa è la grandezza del romanzo, cioè portare il livello espressivo al livello sociologico dei suoi personaggi. Poi per quel che riguarda il romanzo, naturalmente tutta questa storia, per esempio gli aspetti che ho appena raccontato, l'incontro e l'amore fra due contadini, non potevano essere raccontati in una tragedia, non potevano essere raccontati in un inno sacro, dovevano essere raccontati in quelli che Manzoni stesso definisce un genere prescritto, cioè nel genere della prosa, nel genere più impuro che ci sia, quello più vicino alla realtà, quello che più è vicino al basso, perché d'altronde è Manzoni stesso che lo spiega. Giove, Venere, Marte faranno la fine che hanno fatto Brighella, Pulcinella e tutti gli altri, cioè lui per primo sente il bisogno, e in questo senso diventa un romanziere storico, di costruire un'opera che finalmente gli faccia raccontare il destino di quelle persone che passano sulla terra, lo dice lui, lo racconta lui stesso, senza lasciarvi traccia. Che cosa ne è di queste persone che proprio spariscono? Come possiamo recuperare una prospettiva sulle loro vite? La soluzione più semplice, più sentimentale, avrebbe potuto essere quella di trasformare Lucia in una contadina che diventa una principessa. Invece no, cioè
Renzo e Lucia, in particolar modo Renzo, come dimostra il loro dialogo alla fine del romanzo, escono dalla storia senza avere minimamente conquistato una visuale complessa sui fatti. È per questo che c'è bisogno di avere fiducia in Dio, non in senso banalmente catechistico, ma perché, come dice Lucia, spesso i guai possono arrivarti addosso, come appunto è successo anche con la nostra pandemia, senza che tu non abbia fatto nulla, ma proprio nulla, anche se sei stato a casa, se non hai partecipato a sommosse, se non sei andato per le strade, come ha fatto Renzo. Non serve, la condotta la più cauta può comunque portare angoscia, può portare il male. E allora quella dolcezza di cui parlava e di cui parla Lucia e con cui si conclude il romanzo è uno dei messaggi in realtà più complessi che Manzoni, e più terribili anche, ma anche terribilmente dolci e dolcemente terribili che il romanzo ci può lasciare. Scusatemi il gioco di parole un po' banale, ma è una semplicità con cui Manzoni gioca continuamente. È possibile, Matteo, dire una parola? Certo, certo, sì, come no, volentieri. Concordo naturalmente pienamente, con entusiasmo, a quello che ha detto la professoressa Daniela Brosi. Volevo ricordare, come ho accennato prima mentre parlavo, che Manzoni sa che cos'è l'amore, lo sa bene. Nel coro di Ermengarda, ci sono tre parole che vorrei sottolineare, e sono queste: empia virtù d'amore. Empia virtù d'amore, che vuol dire terribile potenza dell'amore. L'amore è una dinamite che va trattata con cautela, con cautela. Manzoni questo lo sa. In quelle tre parole, guardate che Manzoni ha detto tanto. Certo, poi nel romanzo quella dinamite viene fortemente attenuata, perché il romanzo è un'altra cosa, ma ci bastano quelle tre parole per capire che Manzoni sa benissimo il potere, la terribile potenza dell'amore, che può dare vita, entusiasmo, energia interiore, ma può dare anche morte, può provocare anche morte. E la figura di Ermengarda in questo è particolarmente moderna. L'altra cosa, ricordo Guido Ceronetti, che in un articolo ha parlato del pudore furibondo dei Promessi Sposi. Pudore furibondo, per dire che è una bella terapia rispetto all'erotismo di massa nel quale ci troviamo coinvolti. Ecco, non so se la Daniele è d'accordo con questo. Ma insomma, volevo ricordare Ceronetti come lettore davvero lungimirante di Manzoni. Basta, ho parlato anche troppo. No, ma anzi, non so se la professoressa Broggi voleva aggiungere. Ah no, ok. Ma non aveva capito se voleva prendere la parola. No, io sono molto d'accordo, ma insomma, sono molto d'accordo con quello che per me è stato anche un maestro. Quindi okay. Ma quello che ha appena detto sull'amore, sul potere, insomma, anche furibondo dell'amore, distruttivo dell'amore, è terribilmente vero. Cioè, io credo che I Promessi Sposi sia anche un romanzo che continuamente parla dell'amore, e d'altronde, cioè, il titolo stesso è una promessa, no? È costruisce una tensione. Ecco, questo è quello che poi per tutta la storia tiene in vita quella che è una grandissima storia d'amore, cioè due persone che si aspettano, malgrado la guerra, malgrado l'epidemia, malgrado l'ignoranza, l'analfabetismo, che altro doveva succedere? Farli continuare a rimanere insieme, come in effetti succede. Bene, sono molto contento che abbiamo parlato così tanto d'amore sui Promessi Sposi, perché certe volte è un tema che passa un po' in sordina, in maniera quasi assurda volendo, perché in realtà la trama lascerebbe intendere che siamo dei principali, però spesso è una cosa che va un po' in secondo piano, forse perché talmente
evidente che poi uno se la dimentica. Quindi io vi ringrazio molto, in realtà è un peccato perché, cioè un peccato, diciamo che voi non avete seguito sulla chat, c'è stata una lunga, altri interventi, una, ancora diciamo una mini discussione, tra l'altro chiedo insomma agli insegnanti che ho visto che un pochino discutevano, se ci stanno delle domande o delle altre cose che magari volete rivolgere ai professori potete provare a contattarci e poi noi magari facciamo da tramite se voi siete d'accordo, perché purtroppo diciamo abbiamo già sforato di molto, quindi no, non possiamo andare avanti con la discussione, però vi volevo ringraziare molto perché è uscito, cioè, diciamo mi è sembrato un dibattito bello e anche molto sentito e poi su, appunto, su una cosa grossa che ci parla ancora, quindi vi ringrazio molto. Faccio solo una avevo visto che un insegnante aveva chiesto delle slide, come avevo detto all'inizio, saranno caricate sul sito della casa editrice e saranno scaricabili nei prossimi giorni. Mi correggo solo perché all'inizio ho detto una menzogna, cioè questo qui non è l'ultimo incontro, ma è il penultimo. L'ultimo sarà il 30 maggio e parliamo un po' della condizione della poesia contemporanea italiana. E quindi appunto non, la festa ancora non è finita, per chi vorrà ci vediamo il 30 e ringrazio tantissimo Daniela Broggi, Gino Tellini e Roberto Balsani e auguro, ringrazio voi che ci avete ascoltato e che avete dialogato con noi e vi, insomma, vi auguro buona cena, dato l'orario, e poi per chi ci sarà ci vedremo il 30. Grazie a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Saluti a tutti.